Non avete idea del posto in cui io, ma soprattutto quest'uomo, mi porterà oggi. Ci troviamo nel parco praticamente dell'Appennino tosco-emiliano e stiamo raggiungendo un paesino abbandonato. Ragazzi, siamo arrivati. Davanti a me c'è un borgo abbandonato in mezzo al bosco. Bentornati nella seconda parte del video dedicato al borgo abbandonato in mezzo al bosco. È surreale perché è veramente strano come posto, soprattutto trovarlo così, in questo stato. Anche tu qui? Davvero? Vieni. Guarda là sotto dove siamo appoggiati. Oh Gesù santo. Sulle salite, no? Ma questo è un tentativo di ristrutturazione Sì. o è un tentativo di no, non andateci, vi prego, perché io devo vedere cosa c'è nel baule. È bello sto baule, Delusione immensa. Bellina che è questa qui. Qui conviene non entrare. Si vede sotto. Nella credenza c'è della roba. C'è la pasta. Surreale. C'è un cane inquietantissimo senza un orecchio. Quella mi sa che è una trappola per topi. Questa lattina è stupenda.
pazzesco. Incredibile. Vieni qui, illumina qui dentro. Guardate il panorama che ho qui davanti. Allora, Jason mi ha portato il giobbino che io ho sapientemente shankato. Ho messo in Epic Split. Il fatto che questo borgo sia così inaccessibile è un po' il suo punto di forza ed è per quello che secondo me non è stato vandalizzato più di tanto. Perché c'è tutto come l'hanno lasciato. È incredibile, veramente, è incredibile. Non ti aspetteresti mai di trovare un posto abbandonato in questo modo, o almeno per gli standard a cui sono abituato io quando vado nei posti abbandonati. Questo è il top. Questo è il cimitero. Allora, visto che mi sono portato dietro Bivo oggi, voglio provarlo, quindi 300 ml d'acqua, quindi prendiamo lo shaker e dentro lo shaker c'è la pallina per shakerare, c'è anche il dosatore, aggiungere Bivo, quindi boia, boia, senti l'odore? Cocco. È coccosissimo. Ok, però chiudiamo la shaker box e si shaker. Ok, penso che sia abbastanza shakerato. Andiamo all'assaggio. Di proteine, the way. Allora, io non ho mai bevuto proteine. No. Shakerate? No. Com'è? A te piace il cocco? Dai, Somma, dai. Ci sta, dai. Non siamo abituati a queste cose perché di solito noi ci portiamo le schiacciatine e le varie cose. Però diciamo che in alternativa non è male. Io ad esempio oggi non avevo molto spazio nello zaino perché mi ero portato la macchina, due obiettivi, il drone, il telecomando, tutte le batterie e non mi entrava fisicamente tanta roba da mangiare. Mi sono portato qualche schiacciatina, però effettivamente questo mi fa comodo. Però... cioè, bevendolo lo senti che ti riempie un pochino, eh? Ora lo bevo mezzo, però... ragazzi, io preferisco panini. Se avete problemi di spazio e vi volete magari portare meno roba dietro, questa è una soluzione buona. Il gusto è un pochino particolare, è un po' acidognolo. Ma perché a te non piace neanche l'altra roba strana? Sì, ma perché a me non piace neanche l'altra roba strana, tipo il latte di soia, queste cose qua. Però se uno è abituato a berle queste cose... effettivamente sono buone. Adesso ci rincamminiamo verso casa, anche perché ci aspettano 2 ore di camminata. Come? Così. In sali, così. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che questo paesino e borgo abbandonato vi sia piaciuto. A me è piaciuto veramente tantissimo. Ci vorrei ritornare subito, anche se sono già qui, veramente. Ancora non sono andato via, perché rivedrò magari quello che ho fatto di video, le foto, e dirò: ma perché non ho fatto questo, ma perché non ho fatto quest'altro. Grazie Jason, come sempre mi porti in dei posti. Prego. Strabelli. Mi raccomando, ormai lo sapete, lo sapete cosa dovete fare: andare sul suo profilo Instagram, la sua sul canale YouTube. Basta, Facebook non ce l'ha. Noi ci vediamo prossimamente in un nuovo video.
da qualche parte, chissà dove, chissà quando, chissà perché. Noi abbiamo un'uscita, tra l'altro, fra 3 giorni. Ci sta che il prossimo video vedrete proprio il posto, la location che andremo a visitare. Vedrete una villa abbandonata, che più che una villa è un... Era il parco... Come si chiamano? Era una fattoria. Sì, tipo una fattoria medicea abbandonata. E poi io e quest'uomo torneremo insieme dai cavalli. Quindi andremo di nuovo a inerpicarci, a trovare i cavalli selvatici e selvaggi del West. Addio. Arrivederci. Ciao.